Un nuovo giardino con giochi per bambini intitolato a Primo Levi è stato inaugurato in via Raffaella Bagnolo. L'area è attrezzata con un pavimento antiurto in gomma ed è dotato di uno scivolo, un'altalena e due giochi a molla, con un impianto di irrigazione per mantenere le piante e le siepi. Un polmone verde di connessione tra le aziende e le residenze, un posto per far giocare i bambini in tranquillità in un'area in cui, diciamo, spazi per la collettività, spazi per il verde solitamente nelle aree industriali vi se ne trovano poco e quindi attraverso questo giardino abbiamo voluto rendere uno spazio alla collettività in un'area che non è prettamente dedicata alla residenza. Il giardino nasce da un accordo con Anteprima Tessuti e il comune per la richiesta di poter acquistare il terreno per realizzare una nuova uscita carrabile in corrispondenza del parcheggio pubblico su Via Bramante. In cambio della cessione dell'area, l'azienda si era impegnata ad attrezzare il giardino pubblico con giochi per bambini e arredi, per un valore di 20.000 euro. Per noi che siamo un'azienda che negli anni ha effettuato un cambio generazionale, penso che creare un parco giochi per i bambini, cioè per i più piccoli che sono il futuro nostro e di tutti noi, sia stato anche una cosa bella e di cui andiamo fieri. Nell'occasione dell'inaugurazione, l'amministrazione ha intitolato il giardino a Primo Levi. È un'attenzione che è costante dell'amministrazione nei confronti della memoria, lo diciamo sempre, la memoria non è solo il 27 gennaio, giornata nazionale, ma è sempre durante l'anno fondamentale ricordare quelle che sono le origini del nostro paese, della nostra Costituzione e dei valori della nostra Repubblica.